L'avventura di Reda nasce in questo comune, che è quello di Vallebosso, dove di fatto nasce la rivoluzione industriale in Italia. Questo è il paese dove è nata la rivoluzione industriale. È stata la prima macchina che è arrivata in Italia, era un filatoio meccanico azionato dalla forza dell'acqua, per cui da qui si è sviluppata un'industria e Carlo Reda, che era stato un operaio di una fabbrica qui vicino, si è messo in proprio e ha fondato il suo lanificio. Mi chiamo Ercole Bottopoala, sono amministratore delegato di Successo Ireda. Questa è un'azienda di famiglia da 152 anni e io rappresento la quarta generazione. Gli anni 90, quando a metà anni 90, quando abbiamo valutato dove produrre nei 20 anni successivi, abbiamo ipotizzato di produrre in una zona industriale. Abbiamo deciso di spostarci di 2 chilometri, un po' più in su rispetto a dove era lo vecchio stabilimento, proprio perché la gente che lavora da queste parti ha una cultura sul lavoro completamente diversa. La scelta di innovare sul prodotto in maniera così forte l'abbiamo decisa durante la crisi del 2008-2009, quando il mercato, a causa del fallimento Lehman Brothers, aveva avuto un arresto molto forte. Quindi ci siamo chiesti cosa possiamo fare per diventare, per essere competitivi e innovativi nei prossimi 10 anni. E abbiamo pensato di fare dei tessuti per un cliente che non avevamo, per un cliente che non abbiamo mai trattato, che è il mondo dello sport. Per cui abbiamo deciso di provare a fare dei tessuti performanti per il mondo dell'active. E abbiamo girato una collezione di tessuti che oggi sono innovativi sia per il mondo dello sport che per il mondo del formale, che possono adattarsi benissimo a questo nuovo cambiamento, e ci ha ispirato il fatto che nella farmaceutica fanno ricerca per i prossimi 10 anni. Noi invece tendenzialmente facciamo ricerca per ogni 6 mesi, le collezioni vengono presentate ogni 6 mesi, autunno, inverno, primavera, estate, e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa di diverso che invece ci spinga a immaginare quello che succederà fra 10 anni. Non abbiamo bisogno di avere i risultati ogni 6 mesi, ma abbiamo bisogno di avere risultati fra 3, 4, 5 anni. Il tema della sostenibilità sta diventando sempre più centrale. Oggi il mercato, il consumatore, si sta rendendo conto di quale impatto ha la moda nei confronti dell'ambiente e quello che è l'impatto nei confronti di quello che è il futuro di questo pianeta. Oggi chi vende e chi compra soprattutto ha bisogno di sapere qualcosa in più. Deve sapere da dove arriva il prodotto, deve sapere che questo prodotto è stato costruito con etica, è stato fatto in un'azienda con una social responsibility che sia di massimo livello, con un prodotto sostenibile, che la lana arriva da pecore che non siano trattate male. Reda è un'azienda unica che parte dalle fattorie, può tracciare tutta la filiera, dalla pecora al negozio. Noi diciamo from ship to shop, la tracciabilità in maniera trasparente. Noi siamo l'unica azienda oggi che dichiara in maniera molto trasparente qual è il proprio impatto tessuto venduto, quanti chili di emissioni di CO2 usiamo per produrre un metro di tessuto. Non lo fa nessuno, perché nessuno è in grado al momento di calcolarlo, perché non ha questo controllo della filiera che ha Reda. Beh, verticali come noi credo ce ne siano poche nel mondo, che partono dalla fattoria fino ad arrivare al prodotto finito. Di fatto credo che ce ne siano veramente poche, si possono contare sulle dita di una mano. Siamo un'azienda che è tra le più innovative, è un'azienda che ha investito fin dagli anni 70 in tecnologia e innovazione, abbiamo uno stabilimento tra i più moderni al mondo, però la differenza le fa le persone. Questo è un territorio particolare, è un territorio dove le persone sono degli artigiani. Anche se siamo un'industria super moderna, super tecnologica, è fatta da tanti piccoli artigiani che conoscono molto bene il mestiere. La vera sfida è che dobbiamo portare all'interno delle competenze che oggi non ci sono, non solo nel territorio italiano, ma ce ne sono poche anche a livello nazionale. Perché tutto quello che si parla di digital transformation, di innovazione, industria 4.0, oggi l'Italia è deficitaria nei confronti degli altri paesi. Per fare questo devi avere un approccio
molto, diciamo, a lungo termine. Io credo che questo sia uno dei valori delle aziende familiari. Le aziende familiari, quando ragionano, pensano di fare degli investimenti in generazione in generazione. L'obiettivo è quello di passare il testimone alla prossima generazione, quindi hai una visione a 25 anni. È un'azienda che fa crescere la comunità, dà possibilità alle persone che lavorano di crescere la propria personalità, dà la possibilità di avere le risorse economiche per far crescere meglio i propri figli, per fare crescere le persone che ci sono attorno, i fornitori, i clienti. Un'azienda che cresce in maniera sana, in maniera sostenibile, in maniera etica, è una delle cose più belle che ci possono essere oggi al mondo.